Buongiorno a tutte e tutti, benvenuti a questa conferenza stampa. Dopo la sezione viaggiatori e migranti del marzo scorso, torna Cinelà, 42esimo festival di cinema africano e oltre, con la sezione Africa Short, da sabato 24 giugno fino a sabato 1 luglio. Si terrà il cinema all'aperto Santa Teresa. Sono 8 giorni con proiezione di 20 cortometraggi in concorso, compagnia di ospiti, critici, registi e registe, con ben 3 giurie: internazionale, studenti e studentesse dell'Università di Verona, e la giuria 37135, che è il prefisso del quartiere di Borgo Roma, dove si terrà questa edizione. Sono presenti l'assessore alla cultura Marta Gulini, Mario Mancini, in rappresentanza di promotori del festival e presidente di Progetto Mondo, per la direzione artistica del festival Giusy Buemi e Stefano Gaiga. Do la parola all'assessora Ugolini. Prego. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti. 42 anni e non sentirli, no? Il Festival del Cinema Africano è davvero una realtà profondamente inserita non solo nella cultura, ma nella vita della nostra città, e ci dimostra come la cultura, in questo caso il linguaggio cinematografico, è un veicolo di conoscenza, di integrazione e di riduzione di barriere. Però 42 anni, c'è una vitalità e una capacità di rinnovarsi e cambiare, di cui oggi assistiamo alla presentazione di una parte estiva, di una parte nuova. Il festival aveva tradizionalmente una collocazione più al chiuso, più all'aperto, quindi io davvero mi complimento, confermo il sostegno che l'amministrazione comunale offre a questo importantissimo happening che si spalma in vari momenti dell'anno sulla nostra città, e ovviamente passo la parola poi per l'illustrazione di quelli che sono i contenuti, il taglio di questa rassegna estiva all'aperto. Grazie, diamo la parola a Mario Mancini allora, prego. Sì, grazie soprattutto al Comune di Verona per accogliere un po' anche questa conferenza stampa e il lancio di questa nuova programma di Africa Short, a nome dei promotori, che sono il Centro Missionario Diocesano di Verona, la Fondazione Nigrizia, l'Associazione Pia Domazza e il Progetto Mondo, e il main sponsor, che è Fondazione San Zeno, e tutte le entità collaboratrici che da anni accompagnano in questo sfida, ecco, di offrire un prodotto culturale di alto livello per conoscere e affrontare un po' la realtà oggi e le sfide del mondo. Ecco, per cui questa parte del programma Africa Short ha una peculiarità, essendo appunto estiva, che si rivolge e si proietta nel quartiere di Borgo Roma, quindi che vuole avvicinare alle periferie, anche la città di Verona, la fruizione di un prodotto culturale e artistico di altissimo livello, e con una programmazione orientata essenzialmente, ma non esclusivamente, a un pubblico giovane. Infatti anche la giuria di studenti e studentesse e la scelta dei film, che poi la direzione artistica ci illustrerà, vuole avvicinare al cinema africano, quindi alla cultura e alla realtà artistica africana, un pubblico, ecco, sempre più giovane, sempre più attento a queste interessanti, ecco, peculiarità di una cultura, ecco, molto accattivante, affascinante. Ecco, grazie. Grazie. Stefano Gaiga, prego. Sì, buongiorno a tutti. Ecco, riparte con questo appuntamento estivo Cinelà, e riparte proprio dall'immagine dello sguardo, quella che vedete su questi manifesti, che a noi piace pensare come una metafora di sguardi multiprospettici, sguardi e visioni che rivelano diversi punti di vista, quello dell'Africa sul mondo, ma anche quello del mondo sull'Africa, e sguardi che vengono declinati al maschile e al femminile, non solo da un punto di vista della regia, ma anche per le storie che questi film raccontano. E sguardi dei giovani sul futuro, ma anche i sguardi di generazioni di ieri sul passato. È una selezione di 20 cortometraggi di fiction in concorso, che provengono da una panoramica ben nutrita di paesi africani, sono ben 12,
ed altri paesi europei in modo particolare, quelli dove vive anche tanta diaspora africana. E sono scelti tra le migliori produzioni di questi ultimi 3 anni e sono realizzati in gran parte da giovani registi, alcuni dei quali anche al loro primo esordio cinematografico. E rispecchiano comunque una mescolanza di generi, di stili, di regia, quindi saranno in grado di dare una panoramica e un ventaglio molto interessanti di questo continente. Ci racconteranno storie di un'Africa contemporanea, quotidiana, fatta dalle vite di tanti uomini e donne, di giovani e anziani che interpretano le sfide di questo continente. E con le molteplici sfaccettature naturalmente di questa realtà, che a volte può essere contraddittoria, a volte ha delle evoluzioni ma anche delle involuzioni, e sia a livello politico, culturale, sociale, religioso. Ecco, il cinema è portatore di punti di vista altri e alti, e quindi è rivelatore di una visione complessa della contemporaneità, ma comunque sempre anche alla ricerca di un equilibrio tra quella che è la tradizione, il passato, e quello che è il necessario cambiamento per il futuro, per poter dare un futuro a questo continente. E spesso si dice che non c'è storia senza memoria, e questo in tanti racconti, in tanti film appare molto chiaro. Ecco, per cui questa è un'altra occasione per esserci, per capire, per comprendere un po' più a fondo questo continente che è l'Africa, e lo rivolgiamo soprattutto a tanti giovani che sono il futuro anche delle nostre società di domani, e quindi noi ci auguriamo che questi siano momenti di incontro per poter sperare ancora in una società inclusiva del domani. Grazie. Grazie, Giusy Buemi, prego. Allora, grazie, buongiorno. Allora, quest'anno tante le novità. Allora, cominciamo con il cinema sotto le stelle, per cui tutte le proiezioni saranno all'aperto, salvo in caso di pioggia, insomma ci sarà uno spazio previsto al chiuso. E tutte le sere ci sarà anche un food truck che si chiama Che Bon, e quindi il nome insomma è abbastanza invitante, e quindi tutti i partecipanti possono mangiare prima delle proiezioni. E le serate di apertura, quindi il 24 giugno, e di chiusura il 1 luglio con i lungometraggi, avranno anche un accompagnamento musicale, quindi ci saranno degli artisti africani che con le percussioni ci allieteranno con la loro musica. Tutte le sere ci sarà un corner della libreria pagina 12 con le migliori proposte di libri appunto di autori africani, e la novità diciamo più importante quest'anno è l'adesione del nostro festival alla Verona Green Movie Land, che è un progetto diffuso di cinema, cultura e turismo che mira a un territorio sostenibile e guarda il futuro del proprio ambiente. E i rappresentanti sono anche qui con noi oggi alla conferenza stampa. Dopo queste belle novità passiamo invece a parlare un po' degli ospiti, delle giurie. Allora, quest'anno abbiamo 3 giurie, abbiamo una giuria internazionale che sarà quella che decreterà il miglior cortometraggio, quindi quello che vincerà il premio, composta da una regista algerina, Naja Arek, da un critico cinematografico marocchino, Habib Narzri, e da un famosissimo regista del Camerun, Jean-Marie Tenno, molto conosciuto diciamo nell'ambiente perché ha fatto dei bellissimi film, e quindi insomma è un onore che sia in giuria diciamo quest'anno qui a Verona. Poi abbiamo la giuria degli studenti e studentesse dell'Università di Verona e la giuria 37135 che aveva già accennato, che è una giuria di Under 35 in collaborazione con la Fabbrica di Quartiere di Borgo Roma. Inoltre avremo tutte le sere il critico cinematografico Giuseppe Gariazio, che accompagnerà tutte le proiezioni, quindi con i dibattiti, e Giuseppe è un nostro carissimo amico che è sempre venuto ai nostri festival, quindi ecco, ci accompagnerà con la sua anche conoscenza molto profonda del cinema africano. E poi tutte le sere ci saranno dei registi che abbiamo invitato di cortometraggi, appunto per avere un dibattito ancora più interessante, perché insomma parleranno del loro film. Quindi diciamo abbiamo tanti ospiti quest'anno. Concluderei con gli eventi cinema, quindi la serata di apertura vede come protagonista un film di un regista francese, Robert Guédiguian, ambientato nel Mali, il titolo Twist in Bamako.
La serata di chiusura invece è un film della Tunisia di una regista, Erige Seiri, e il titolo è Under the Fig Tree. Adesso passerà invece la parola a Stefano, che ci parlerà invece dell'evento cinema più importante di questa edizione. Sì, molto brevemente, faremo metà settimana un omaggio a Sembène Ousmane, che internazionalmente è riconosciuto come il padre della cinematografia senegalese ma anche africana. Ecco, è stato un personaggio veramente interessante, che è nato come scrittore, arriva al cinema in tarda età, verso i 40 anni, perché capisce che forse il cinema era il mezzo più appropriato per educare le masse a causa dell'alto tasso di analfabetismo. È stato un regista che ha vissuto anche in Francia, a Marsiglia, che ha partecipato durante la Seconda Guerra Mondiale ai combattimenti con la Francia, quindi un personaggio che ha fatto nascere e crescere questo cinema quando ancora c'era un cinema molto militante, dove gli obiettivi erano quelli della dignità, dell'identità, di un'immagine che fosse un'immagine più africana e meno coloniale dell'Africa. Quindi è stato veramente un personaggio molto interessante, sia da un punto di vista cinematografico ma anche letterario e soprattutto umano anche. E faremo il suo film La Noire Deux, che è riconosciuto come il suo capolavoro, per cui ecco, vi invitiamo a partecipare anche a questi eventi cinema, perché potranno dire molto sia sul cinema ma anche sull'Africa. Grazie, allora ricordiamo come sempre tutte le informazioni e il programma dettagliato su www.cinemaafricano.it, si può inviare una mail a press@cinemaafricano.it, continuare a seguire sui social, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube del Cinema Africano di Verona. Assessora, se vuole concludere. Diciamo che aspettiamo quindi i cittadini e i residenti. Si inizia il 24 giugno, quindi fra 3 giorni siamo in pista con questa lunga, bella settimana. Quindi vi aspettiamo. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie. Grazie.